secondo voi ragazzi è più buona? La birra Ecnusa, la birra Moretti o la birra Peroni? Oggi proviamo a scoprirlo in un video diverso dal solito, perché credo, vado a memoria, che questo sia il primo video che io dedico interamente alla birra, grande compagna di infinite e numerosissime grigliate. E allora oggi, in questo giorno di quarantena, mi tolgo uno sfizio: mettere a paragone tre birre come quelle che vi ho appena presentato. Ora mi tocca fare una serie di premesse sperando di non annoiarvi. Prima premessa: sono assolutamente consapevole che quelle sono tre birre industriali, quindi i fan delle birre artigianali si plachino dal scrivermi: oh, sono birre industriali. Lo sappiamo ragazzi. Seconda cosa, faccio questo confronto perché è una di quelle curiosità che io ho sempre avuto, e quindi oggi ho tempo a disposizione, mi ci dedico. Scendo giù nel praticello di fronte casa, non contravvengo a nessuna delle regole imposte dal Ministero della Salute, imposte dalla Presidenza del Consiglio, imposte dalla Provincia Autonoma di Trento. Scendo giù e non incontro nessuno, quindi rimango isolato nel fare questa prova. Apro parentesi, se volete poi farvi gli affari miei e capire come sto vivendo questa quarantena, vi consiglio di vedere la fine di questo video dove la spiego nel dettaglio. Alcune considerazioni: birra Peroni, birra Moretti, birra Ecnusa insieme rappresentano il 50% della quota di mercato. Non lo dico io, ma lo dice un'indagine che pubblicò il quotidiano Italia Oggi l'anno scorso. Cosa hanno di particolare queste tre birre, ragazzi? Fondamentalmente rappresentano la storia della birra italiana, e la rappresentano perché sono antichissime, sono nate addirittura due su tre, Peroni e Moretti sono nate nel 1800, l'Ecnusa è nata nel 1912, quindi vuoi o non vuoi siamo abituati a vederle, anche perché hanno rispetto a tante altre birre un vantaggio in termini di tempo, no? Adesso scendiamo giù, ci mettiamo in mezzo alla neve per fare questo confronto. Attenzione, ve lo dico subito: io non sono un sommelier della birra, sono però un grande appassionato di birre artigianali, sono un grande appassionato di birra, devo avere sempre un approccio razionale nei confronti della birra, perché altrimenti me ne berrei a litrate. Mi approccerò alla degustazione di queste birre come si approcciano i professionisti. Quindi faremo un'analisi su tre fronti: l'olfatto, la vista e il sapore. Vediamo se emergono delle differenze. Andiamo. Eccola qui ragazzi, birra Ecnusa è probabilmente una delle bevande più famose di tutta la Sardegna. Pensate, la birra Ecnusa nasce nel 1912. Vi ricordate, qualche anno fa, per rilanciarla sul mercato, ragazzi, hanno fatto uno degli spot più belli che io abbia mai visto legato ad una birra. Poi ragazzi, allora, birra Moretti, eccola qui, birra Moretti nasce a Udine dal signor Moretti nel 1859, eccola qua. Curiosità, il baffo, signori, non è il signor Moretti, ma è un dei tanti bevitori di birra Moretti che il signor Moretti adocchiò in un locale. La leggenda narra che gli fece una foto e ovviamente il baffo divenne il simbolo della birra Moretti. Birra Peroni, eccola qua, stranota, la conosciamo tutti, la produzione inizia, pensate, nel 1846, ci sono tre birrifici, Roma, Padova e Bari, e dall'ottobre del 2016 fa parte del gruppo giapponese Asahi Breweries, credo, spero di averlo pronunciato bene. Io direi che dopo queste piccole informazioni direi che ce le assaggiamo, che dite? Questa è la birra Ecnusa, ragazzi.
Posso dire una cosa? Il colore mi sembra molto molto simile. Allora, birra Peroni, birra Moretti e birra Icnusa. Ragazzi, secondo me il colore è molto simile. Non so voi che ne pensate, ma secondo me è molto molto simile. Dall'alto le birre si presentano così: birra Icnusa, birra Moretti e birra Peroni. Le ho messe in tre bicchieri uguali, spero di averle versate nel modo corretto, ma quello che mi sembra è che all'occhio, alla vista, questa birra, queste tre birre siano esattamente uguali. La schiuma della birra Peroni è andata via subito, all'istante. Quella che persiste di più è la schiuma della birra Moretti, la birra Icnusa, la schiuma persiste, diciamo è una via di mezzo. Andiamo ad annusare, annusiamo l'Icnusa. Boh, annusiamo la Moretti, annusiamo la Peroni. Ragazzi, la prova olfattiva anche questa mi lascia perplesso, perché gli odori sono davvero pochi e si assomigliano tutti anche qui. Non vorrei aver sbagliato qualcosa, però attualmente io vi parlo, la temperatura è di 2 gradi e mezzo. Sul sito ad esempio la birra Moretti suggerisce di degustarla a 3 gradi, quindi non mi sto allontanando molto a 2 gradi e mezzo, 3 gradi non mi sto allontanando molto da quello che è poi il consiglio di birra Moretti. Allora assaggiamo la birra Icnusa, dai, nel frattempo dal momento in cui vi parlo la schiuma è completamente andata. Birra Icnusa, assaggiamo birra Moretti, assaggiamo birra Peroni, rifaccio l'assaggio, va. Riassaggiamo queste birre. Ok, aspetta, mi metto un po' più comodo. Via, ok. Riassaggiamo queste birre. Cerchiamo di venirne a capo. Birra Icnusa. Birra Moretti. Birra Peroni. Ragazzi, sono in grande difficoltà perché non riesco a percepire una differenza fra queste bottiglie, ragazzi. Non so se sbaglio io, non so se le condizioni non sono quelle giuste, non riesco a percepire di questa birra le differenze anche nelle gradazioni alcoliche. Ragazzi, si assomigliano perché Icnusa e Peroni sono a 4,7, la Moretti è a 4,6. Non riesco in questo frangente a percepire differenze, eppure io ho un palato, diciamo, sensibile, ho un palato che si accorge delle differenze. Vediamo, annusiamo, riproviamo ad annusarla. Non ci sono odori, cioè non sento nulla. Icnusa non sento nulla, Moretti non sento nulla, Peroni non sento nulla. Ragazzi, il colore è uguale, sono trasparenti, il sapore è lo stesso, e aromi non ne trovo. Ditemi, amici appassionati di birra, vi prego, ditemi se sto sbagliando io, perché per la prima volta non riesco a distinguere dei sapori, dei gusti, non riesco a intercettare degli odori. Facciamo così, allora proviamo l'abbinamento più classico degli abbinamenti del formaggio. Se emergono delle differenze, vediamo se magari mangiando qualcosa
E ripeto, se sto sbagliando qualcosa, ragazzi, scrivetemelo nei commenti, grazie. Sia questo un video per crescere tutti insieme, eh? Il formaggio è buono. Ci sta, bello, mi piace. Vediamo. Facciamo l'abbinamento col formaggio. Va giù, va giù. E Knusa. Moretti. Abbinamento formaggio birra Peroni, vediamo se magari emerge qualche differenza. Bene, però niente, aiuto, help, aiuto, non riesco a trovare alcuna differenza fra queste birre, aiuto, aiuto, SOS, SOS, ragazzi. Moretti, Icnusa, Peroni mi sembrano tutte uguali, aiuto ragazzi. È passata circa mezz'ora da quando l'ho aperte queste birre e non sono ancora riuscito a percepire differenze. Il colore mi sembra lo stesso, la consistenza della schiuma mi sembra la stessa e non c'è verso di trovare una nota che abbia un sapore, un sentore, qualcosa. È completamente inodore questa birra. Sono trascorse 2 ore esatte da quando ho aperto queste 3 birre. Direi che le assaggiamo nuovamente. Facciamo l'ultimo. Oh, scusate. Facciamo l'ultimo assaggio. Partendo, come al solito, dalla Icnusa. Dal punto di vista olfattivo non ci sono differenze rispetto a prima. Assaggiamo. Si è leggermente alzata la temperatura, forse di qualche grado, ma non ci sono grosse differenze rispetto a prima. Passiamo all'altra. Birra Moretti, vediamo. Dal punto di vista olfattivo, 0, proprio nulla, non emerge nulla. Assaggiamo. Il sapore, idem, uguale. Se me le cambiassero in questo momento, per me sarebbero tutte uguali. Allora, assaggiamo la terza, la birra Peroni. Birra Peroni, eccola qui. Dal punto di vista olfattivo praticamente 0 anche qui. Ci fosse una nota che emerge, non emerge nulla, ma come le altre. Assaggiamo. Niente. Pressoché uguale alle altre. Ragazzi, che grossa delusione. Pensavo, ragazzi, che la battaglia tra queste 3 birre fosse dentro la bottiglia. In realtà dobbiamo trarre, credo, altre considerazioni. Battute finali di questo video. Ero partito con dei propositi, ero partito con delle idee, credevo di poter dimostrare una differenza sostanziale di sapore, di gusto, fra le 3 birre che rappresentano
il 50%, pensate, del panorama birraiolo italiano per quanto riguarda la GDO, per quanto riguarda le birre industriali. Purtroppo, ragazzi, così non è. E ditemi voi che ne pensate. Questo è quello che io, diciamo, ho percepito con il mio naso, con il mio olfatto, con la mia vista, col mio gusto, con la mia lingua. Queste birre sono pressoché identiche, cioè io non ho percepito alcuna differenza davvero. Se ci sono, sono minime e non sono non le riesco a percepire. Magari qualcuno all'ascolto di questo video è più bravo, è più competente, riesce a spiegarmelo meglio. Ma allora, ragazzi, la differenza dove sta di queste tre birre? E dove sta? Secondo me la differenza non è dentro la bottiglia, ma è fuori la bottiglia, ovvero sia la differenza è nell'etichetta. Credo che ci sia una grande battaglia di marketing, come è normale che sia, come è scontato che sia, e che queste birre vadano ad aggredire, come si dice nel gergo del marketing, categorie e target differenti. Penso, che ne so, perché un utente dovrebbe prendere una birra piuttosto che un'altra? Credo che ci sia una grossa componente territoriale. Sicuramente in Sardegna l'Icnusa andrà per la maggiore, sicuramente in Puglia la birra Peroni va per la maggiore, sono certo che nel nord-est la Moretti va per la maggiore. Quindi credo che la battaglia sia soprattutto di marketing, di comunicazione, e io mi rendo assolutamente conto di aver preso come esempi, di aver fatto il test su tre prodotti molto 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 simili. Non sono andato a vedere e a mettere a confronto, che ne so, l'Icnusa da mezzo litro non filtrato con la Peroni particolare cruda, con la Moretti quella regionale. No, ho preso tre birre classiche da 33 che erano al supermercato. Anche la guerra del prezzo è molto simile, perché la differenza è davvero di pochi centesimi. Se andate in un supermercato e non trovate l'offerta, queste birre sono molto simili anche per quanto riguarda il prezzo. Quindi, ragazzi, a questo punto io il video lo concluderei qua, facendo un appello però a tutti voi a dire se voi avete riscontrato delle differenze di gusto, e poi a dirmi quale preferite e perché. Magari sarebbe interessante, no? Aprire un dibattito. Saluto, vi abbraccio, mortacci quanto è buono. Questo giro non l'ho detto, mi prometto di dirlo al prossimo, però che l'abbraccio sia con voi, ve lo dico, quello sempre. Ragazzi, questa, non vi dico qual è, me la finisco alla vostra salute. Dissetante. Come promesso, ragazzi, vi spiego come e dove sto trascorrendo questa quarantena. Io mi trovo in Trentino, in provincia di Trento, località Madonna di Campiglio. Ci siamo organizzati in un appartamento in questo condominio. La cosa bella è che il condominio è pressoché deserto, non c'è nessuno nella nostra palazzina. Il supermercato più vicino si trova a 2 km e la strada principale che porta al paese si trova a 450 metri, quindi siamo isolati. La cosa bella è che questo condominio ha delle aree di pertinenza dove ovviamente possiamo andare. Parlo di una porzione di bosco e di angoli di verde che sono completamente a nostro utilizzo. Ma ripeto, ci tenevo a precisare una cosa: siamo isolati e stiamo conducendo questa quarantena in queste condizioni. Ci siamo ritrovati qua per caso. Io ero venuto qua per dei lavori, la mia famiglia era venuta qui per trascorrere qualche giorno sulla neve e sciare, ci siamo ricongiunti, poi è successo quello che è successo e abbiamo deciso di rimanere qua, anche in virtù del fatto che il proprietario di casa ci ha permesso di tenere casa e di pagargli solo le utenze, perché è una persona, diciamo, che ci è venuta incontro. Questo è il contesto all'interno del quale sto registrando questi video. Tutti i video che registriamo vengono registrati ovviamente in ottemperanza a quelle che sono le linee guida sia del Ministero della Salute, sia del Governo, sia della Provincia Autonoma di Trento. Questa è una cosa che ci tenevo a dire, ragazzi, per farvi capire bene dove sto in questo momento di quarantena.